I diverticoli del colon sono delle estroflessioni, piccoli sacchi che si formano lungo le pareti intestinali. Possono essere di natura congenita, presenti sin dalla nascita o acquisita. Nel primo caso l'estroflessione comprende anche la parete muscolare, nel secondo interessa soltanto la tonaca mucosa e la sierosa. La diverticolite del colon è una condizione comune che affligge circa il 50% della popolazione occidentale dall'età di 60 anni e quasi tutti dalle età di 80 anni. Nell'80% dei casi è asintomatica, mentre nel 15-20% provoca dolori addominali, stipsi e meteorismo, tutti sintomi spesso confusi con quelli della sindrome dell'intestino irritabile e il più delle volte trascurati e sottovalutati. Nel 25% dei casi si complica con la formazione di ascessi, ostruzione, perforazione e fistole. La causa non è nota con precisione, ma è più comune nelle persone con una dieta povera di fibre che negli anni crea una crescente pressione all'interno del colon che provoca la formazione dei diverticoli. I casi lievi possono essere trattati con antibiotici per via orale e restrizioni nella dieta. I casi più gravi richiedono l'ospedalizzazione con antibiotici per via endovenosa e restrizioni nella dieta. Il trattamento chirurgico viene riservato ai pazienti con attacchi ripetuti, casi severi o complicati e quando si avverte una debole risposta o addirittura nessun miglioramento dopo la terapia medica. E parliamo oggi dunque di diverticoli del colon. Lo facciamo col professor Sergio Segato, specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, professore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno, professor Segato, bentornato a Colazione in Farmacia. Buongiorno a voi. Buongiorno, dunque, come prima cosa parliamo di diverticoli del colon e partiamo parlando della diverticolosi. Quindi la mia domanda è proprio questa: cos'è la diverticolosi? La diverticolosi è una condizione per cui si formano appunto i diverticoli, che sono delle realtà degli pseudodiverticoli, ma comunque non è interessante definire questo particolare, comunque delle estroflessioni della parete intestinale, del grosso intestino, cioè del Sì. colon, e queste estroflessioni, appunto, sacciformi, sono i diverticoli. Sono, come veniva detto dalla presentazione, degli eventi estremamente comuni, e nei paesi occidentali, nelle persone che hanno nella decade dai 60 ai 70 anni, hanno una prevalenza del 60%, tra i 50 e i 60 anni più del 40%. È interessante forse definire questa malattia come una malattia dell'Occidente, ed è questo interessante appunto capirlo quando si va a studiare la prevalenza della malattia in Oriente, e l'esempio clamoroso è quello del Giappone, che progressivamente, in relazione alla occidentalizzazione, diciamo così, dello stile di vita, ha visto un progressivo incremento della incidenza dei diverticoli nella popolazione. Ecco, quindi possiamo dire che comunque la presenza di diverticoli di persone affette da diverticolosi è molto frequente, non c'è nulla di cui preoccuparsi nel caso in cui un nostro ascoltatore, per esempio, avesse una diagnosi di questo tipo. Sì, nel nostro ambulatorio siamo abituati ad usare un riferimento per far comprendere questa situazione, dicendo che, diciamo, che i diverticoli è come dire capelli grigi, cioè è una condizione collegata al tempo che passa e nella maggioranza dei casi completamente innocua. Chiaro. Sappiamo che appunto c'è una crescita in parallelo ovviamente dei diverticoli con l'età, e quindi la prevalenza della malattia nella popolazione, visto il generale invecchiamento della popolazione, è ovviamente crescente. Assolutamente. E la presenza dei diverticoli dà qualche sintomo? Cioè, i pazienti che sviluppano poi questi diverticoli, hanno qualche campanello d'allarme? No, nella maggioranza dei casi, dove maggioranza vuol dire l'80% dei casi, chi ha i diverticoli non sa di averli. Non ha nessun disturbo riconducibile ai diverticoli, e quasi sempre la diagnosi è fatta in maniera occasionale, quando magari una persona si sottopone ad un altro accertamento per un motivo differente, tipo lo screening, il cancro del colon, e allora nel contesto di una colonoscopia si vedono i diverticoli. In un gruppo ristretto di persone i diverticoli diventano sintomatici, si chiama malattia diverticolare sintomatica non complicata.
e si tratta di dolori addominali ricorrenti, però come anche nell'introduzione è stato detto, c'è una discussione ancora aperta di che cosa di questi disturbi siano attribuibili realmente ai diverticoli, che cosa ad un'altra comune malattia che è la sindrome dell'intestino irritabile, e solo in un numero ristretto di pazienti, nel 5% dei casi, uno si accorge di avere dei diverticoli perché ha una complicanza, cioè ha la diverticolite, cioè l'infiammazione acuta di un diverticolo, o l'emorragia diverticolare, che è un sanguinamento prodotto dai diverticoli. Chiaro. E professore, ma perché si formano i diverticoli? È una delle teorie più accreditate, nei decenni si è tramandate, diciamo, è il fatto che in conseguenza soprattutto dello scarso apporto di fibre legate appunto alla stile di vita occidentale, si creino per un meccanismo diciamo di tipo fisico delle alterazioni di quelle che sono il movimento intestinale e le trasmissioni delle pressioni sulle pareti, diciamo così, generate da questo movimento, che poi in questi punti di minore resistenza della parete generano questi estroflessioni, cioè diverticoli. Quindi una patogenesi più che altro legata a un difetto di fibre nell'alimentazione. E devo dire per onestà che ultimamente qualche elemento che mette un po' in discussione o perlomeno prende in considerazione altri aspetti si è fatto largo nei nostri studi, poi gli altri fattori di rischio più o meno associati sono per esempio il deficit di attività fisica, il sovrappeso invece è più collegato a un rischio di complicanze dei diverticoli che non della patogenesi della malattia. Chiaro, quindi insomma mi stava venendo in mente anche un possibile parallelismo con la situazione del Giappone, probabilmente anche noi in Italia abbiamo visto un aumento dei casi di diverticolosi, magari si sta abbandonando purtroppo la dieta mediterranea per una dieta un po' più occidentale, ancora più occidentale, diciamo così, che magari viene mutuata dalla situazione americana, e questo potrebbe arrivare ad aumentare o già la ha fatto aumentare i casi di diverticolosi anche in Italia negli ultimi anni? Ma quello che posso dire da questo punto di vista è che gli studi di prevalenza dimostrano che nel sud del nostro paese c'è una minor frequenza di malattie diverticolari, probabilmente appunto per un minore impatto delle osservazioni che prima faceva lei sui comportamenti delle persone. Chiaro. E quali complicanze possono portare? Può portare la presenza di diverticoli, la diverticolosi? Sì, le complicanze sono quelle due che ho detto, cioè la diverticolite acuta, cioè l'infiammazione acuta di un diverticolo, che è un quadro di addome acuto, dolori addominali importanti, la febbre, i globuli bianchi che aumentano, e la diagnosi si fa o con l'ecografia o con l'attack dell'addome, oppure il sanguinamento diverticolare, cioè la perdita di sangue dal retto in quantità che può essere anche significativa, per la verità poi nella maggioranza dei casi si autolimita spontaneamente, senza altri sintomi di accompagnamento, cioè senza dolore, un sanguinamento senza dolore. Queste due complicanze ovviamente sono possibili, ma non sono così presenti. Consideri che in passato si riteneva che la diverticolite potesse presentarsi dal 10 al 25% dei casi in una persona che aveva i diverticoli. In realtà gli studi più recenti dimostrano che studi condotti fino a 11 anni c'è un rischio inferiore al 5%, quindi diciamo che è possibile, però non è un'evenienza altamente probabile, molto improbabile. Ecco, no, perché giustamente avendo parlato di una condizione, la diverticolosi, come che è molto frequente, chiaramente magari i nostri ascoltatori si stavano già allarmando nei casi di complicanze, di complicazioni della diverticolosi. Fortunatamente sotto il 5% dei casi di diverticolosi si arriva alla diverticolite acuta. E professore, cosa si deve fare per gestire diverticoli, magari per evitare che una diverticolosi ovviamente si trasformi in diverticolite? Sì, allora quello che si sa è innanzitutto un'indicazione generica ad uno stile di vita corretto, ad un'alimentazione corretta, ad un'assunzione di fibre nel contesto appunto di una corretta alimentazione. Qui ci tengo a sottolineare un aspetto importante, perché
per molti anni si è tramandato quasi da padre in figlio un consiglio che non ha nessuna base razionale, ecco, e che poi è stato smentito dallo studio che citerò tra poco, che è, sì, quello di evitare semi, noci, eccetera, cioè, perché questo sembrerebbe collegato ad un rischio di insorgenza di diverticolite acuta. Sì. Nel 2008, quindi ormai 10 anni fa, è stato pubblicato su un autorevole rivista, su JAMA, uno studio condotto su più di 47.000 persone maschi seguiti per 18 anni, quindi un periodo molto importante, diviso in due gruppi, quelli che assumevano i semi e quelli che non li assumevano, e valutati come rischio di comparsa di diverticolite. Ecco, lo studio ha dimostrato che il gruppo delle persone che assumevano i semi avevano un rischio inferiore rispetto agli altri di avere la diverticolite, cioè esattamente il contrario di quello postulato. Per cui dieta equilibrata, fibre, non necessariamente sottoporsi a strane procedure per togliere semi o che evitino semi, noci, eccetera, eccetera, perché non c'è nessuna motivazione logica ed è stato dimostrato il contrario dal punto di vista della prevenzione della diverticolite. Ecco, come spesso accade, magari la vulgata degli anni passati è stata smentita, fortunatamente siamo arrivati a una notizia verificata e ovviamente autorevole. Ma professore, i diverticoli, la presenza dei diverticoli, abbiamo visto come tenerla a bada, ma possono poi anche scomparire se una persona dovesse mantenere uno stile di vita sano oppure applicare uno stile di vita sano? Cioè possono regredire scomparendo alla fine? No, non possono, non possono regredire. Chiaramente se vale la premessa, un certo tipo di alimentazione e di vita dovrebbe opporsi al fatto che se ne creino degli ulteriori, però questo, sì, non è dimostrato. Certamente non regrediscono. Chiaro. E se una persona ha già avuto un attacco di diverticolite, come fa a prevenirne un altro? Ovviamente tramite gli stili di vita, però bisogna anche attuare delle terapie farmacologiche, chirurgiche di qualche tipo? Sì, nell'ambito del... questo è evidentemente una... argomento molto caldo, cioè sì, un punto è quello di prevenire il primo attacco di diverticolite acuta, ma un altro punto importante è, in coloro che avessero avuto un attacco di diverticolite acuta, cosa fare per evitarne un secondo, ovviamente. Sì. Molto è stato proposto dal punto di vista delle terapie, farmaci antinfiammatori, probiotici, antibiotici intestinali, diciamo, sì, che quello che più da qualche cosa di promettente sono appunto questi gruppi di farmaci che ho citato. Le conclusioni però che noi possiamo trarre sulla efficacia di preventiva di questi comportamenti, cioè assumere periodicamente antibiotici intestinali o la mesalazina o probiotici, attualmente non hanno delle robuste evidenze scientifiche. C'è in corso un trial europeo a cui partecipiamo anche noi, importante, sul che vorrebbe per esempio finalizzare, che è finalizzato a identificare la possibilità di prevenire degli attacchi di diverticolite acute utilizzando un antibiotico intestinale che si chiama rifaximina per un certo periodo del mese, però le conclusioni di questo lavoro non sono ancora disponibili. Chiaro. E quanto possono essere gravi le complicanze da diverticolosi, cioè la diverticolite acuta o il sanguinamento diverticolare? Possono essere nei casi estremi anche fatali o comunque non comportano un rischio di questo tipo? Ma normalmente nell'ambito delle possibilità diagnostiche e terapeutiche che ci sono, queste complicanze, che possono essere anche gravi, sì, sono raramente fatali, sì, però certamente una diverticolite acuta si potrà trasformare in un ascesso piuttosto che in una peritonite generalizzata del colon. Puoi immaginare che se si tratta di una situazione del genere, specialmente in persone anziane o molto anziane con altre patologie concomitanti, tutte queste situazioni diventano problematiche non solo per la malattia in sé, ma per il contesto in cui la malattia si sviluppa, che chiaramente, se si tratta di un contesto di una persona che ha altre fragilità, la rende a rischio di complicanze importanti, anche in questo caso qui sì, di rischi fatali, che però sono sempre dati dalla somma della malattia in sé e della situazione clinica
globale della persona. Chiaro, ovviamente più è precaria la situazione globale della persona, più la complicanza può essere grave. E, professore, certo. In conclusione, la prevenzione mi pare di capire che sia decisiva, che sia importante ovviamente, sia per prevenire la diverticolosi, sia per prevenire ovviamente anche le ulteriori complicanze. E quindi cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori e ai nostri spettatori su questo tema? Quali possono essere i consigli, le 3, 4, 5 regolette da seguire per evitare di incorrere nella diverticolosi e poi, nel caso in cui si incorresse nella diverticolosi e nel caso in cui la frittata fosse già fatta, di evitare di avere complicazioni? Beh, posso dire che le norme generali di buoni stili di vita che valgono in molte situazioni valgono anche qui. Quindi il tema di una dieta equilibrata, di una componente adeguata di fibre nella dieta, di una vita sana, dell'attività fisica, dell'abolizione di determinati alimenti o perlomeno della non esagerazione nell'utilizzo di determinati alimenti vale in genere, vale anche per i diverticoli. Purtroppo però sul problema della prevenzione della diverticolite acuta, come ho esposto prima, al momento delle regole o delle indicazioni che abbiano un'evidenza scientifica robusta da dare, da darci e da dare, non ci sono. C'è da dire però che anche in questo caso si tratta di una malattia estremamente vecchia dal punto di vista del periodo in cui la conosciamo. Sta avvenendo, come accade spesso in medicina, una rivisitazione di concetti che sembravano acquisiti e che in realtà si rivelano molto differenti da come le avevamo imparate, quindi probabilmente da qui qualche informazione anche relativa a come prevenire la diverticolite acuta verrà fuori. È chiaro, quindi dobbiamo rimanere aggiornati, ovviamente la scienza va avanti, le scoperte continuano ad andare avanti fortunatamente e bisogna continuare a far ricerca anche su questo tema. Professor Segato, io la ringrazio molto per essere stato nostro ospite oggi, abbiamo parlato appunto di questo tema dei diverticoli del colon che come abbiamo visto è particolarmente comune, abbiamo risposto alle domande più frequenti, immagino che le vengono poste ogni giorno nell'ambito della sua attività lavorativa e chiaramente l'interesse dei nostri spettatori sull'argomento deve essere stato molto, molto importante. Io ovviamente la ringrazio, le auguro una buona giornata e ci risentiamo presto. Grazie. Grazie a voi. E abbiamo quindi intervistato il professor Sergio Segato, specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, professore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università degli Studi di Milano. Abbiamo parlato dei diverticoli del colon molto frequenti, quindi non preoccupatevi nel caso in cui fosse diagnosticata una diverticolosi, cioè la presenza dei diverticoli, però come in tanti ambiti della medicina, del benessere, la salute, insomma, si può fare qualcosa, tentare di fare qualcosa per prevenire anche questa condizione. Con questo, ovviamente, abbiamo terminato la parte di medicina del giorno.